Ok, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Partiamo. Prima di tutto, di nuovo, nuovamente grazie a tutti coloro che, a tutti quelli che mi mandano le stelline durante, dopo la diretta di Facebook, quelli che si iscrivono al canale YouTube, quelli che fanno donazioni, comprano i miei libri, condividono i video e quelli che semplicemente mi lasciano messaggi di ringraziamento, di sostegno e pregano per me. E io vi ringrazio perché messaggi di sostegno, di incoraggiamento ce n'è sempre bisogno, perché purtroppo ci sono sempre quelli che decidono che io sono un profano, un blasfemo, eccetera eccetera. Comunque, il messaggio della grazia, quella vera, quella pura, quella 100% Gesù, non metà Gesù e metà disciplina, non un po' Gesù e un po' ravvedimento, non parte Gesù e parte sottomissione o buona condotta o sacrificio o dedizione, ricerca di santificazione, obbedienza ai comandamenti, no. La grazia del 100% Gesù è solo Gesù, quella grazia è la sua predicazione. Sono le uniche cose che possono salvare una chiesa in fase di ritirata come quella che abbiamo oggi. Purtroppo il mondo ha bisogno di conoscere l'amore incommensurabile, il perdono indiscutibile, la vita interminabile che solo il Vangelo della Grazia propone e può produrre. Purtroppo il religionismo hanno fatto tanto di quei danni, ragazzi, che oggi per cercare di tappare tutti i buchi che sono stati fatti dalla Chiesa Cattolica, dalle varie comunità evangeliche, da tutti quelli che hanno combinato un sacco di guai. Perché bisogna predicare un Dio che no, ancora oggi, ragazzi, io ogni giorno litigo con qualcuno, non litigo, io non litigo, solo loro che litigano con me, con qualcuno che, ragazzi, a dirgli che Dio ti ama così come sei non va bene, devi comportarti bene, se non ti comporti bene Dio non ti ama. Ma roba da matti, ragazzi, roba da matti, è come se il tuo comportamento potesse cambiare la personalità di Dio, che la parola di Dio, la Bibbia, dice Dio è amore. Però se ti comporti male, Dio non è più amore e diventa qualcos'altro. Dio è agape, ma se tu ti comporti male non ti agapa più. Cosa pazzi. Quindi, dopo tutto questo danno che la Chiesa ha fatto, anche quella evangelica, non vi preoccupate, non solo quella cattolica, anche quella evangelica, ci vuole il messaggio della grazia, il Vangelo della grazia, il dipingere questo Dio meraviglioso che ha bisogno di essere ridimensionato, che ha bisogno di essere rivisitato, perché così come l'abbiamo presentato, non io, ma come l'hanno presentato per secoli, e il mondo lo guarda e dice no grazie, lascia perdere, e se ne vanno dalla chiesa, dalla possibilità di incontrare questo Dio meraviglioso che invece viene presentato come un Dio vendicativo, un Dio lontano, un Dio distante, eccetera eccetera. Quindi questo è quanto io cerco di seminare da quasi 40 anni e continuerò a divulgare fino a quando il Signore mi lascia qui sulla terra, e poi anche dopo, quando sono là, perché là non si parlerà di altro che se non della meravigliosa realtà di Dio, del suo amore, della grazia, e quello sarà sarà l'unica cosa di cui si parlerà. Quindi scusate, fatemi un attimo cancellare sto Siri, perché cosa devo fare per farti andare via? Ecco, ok, niente, riparte.
quindi questo è quello che cerco di seminare da quasi 40 anni. E quello che faccio, lo faccio semplicemente perché adoro il mio Signore e perché vi voglio bene. E cerco di presentare la verità, come io credo sia, che vi renderà liberi. E vedete, ci sono tante sfaccettature della verità. Adesso poi predichiamo, ma volevo... C'è uno che mi sta scrivendo, tutto arrabbiato, tutto sulle sue, perché dice che l'uomo deve vivere fino a 120 anni e senza malattie, perché la Bibbia dice che Gesù li ha guariti tutti. E io gli ho detto: buona fortuna, amore mio, vuoi dirmi che tu non hai mai avuto un raffreddore? Vuoi dire che tu hai un mal di testa, non so, un'unghia incarnata, mai, perché tu, Gesù guarisce tutti e quindi tu sei guarito, Gesù è dentro di te, quindi sei guarito, mai, niente. Quindi tutti quei cristiani che hanno il mal di testa sono cristiani in seconda categoria, di serie B. Raffreddore, l'influenza, poi ne parliamo, serie C, l'influenza serie C. Se poi hai qualcosa di grave, ancora di più, niente, sei fuori squalificato, non c'entri proprio, non fai neanche parte delle classifiche. Cose da pazzi, ragazzi, io cerco di spiegare, lo dico, ma Dio ti ha messo qualcosa fra le orecchie che si chiama cervello, ma possibile che non lo vedi? Che tu puoi essere il più bravo cristiano che sai che esiste al mondo e ti ammali perché questo mondo è pieno, non è il mondo nel quale vivremo, è un mondo che soltanto può essere controllato e sottomesso dalla divinità di Gesù Cristo, dello Spirito Santo, quando e come vogliono, ma non da te e non da me. Preghiamo? Ma sì che preghiamo, ma è chiaro che preghiamo, ma preghiamo sempre. Sarà il mal di mola. Giuseppe, cos'è il mal di mola? Ma capite cosa voglio dirvi? Cosa vi voglio dire è questo, che io vi devo mettere davanti alla realtà, perché sennò vi dicono queste bagianate e allora quando c'hai la malattia, perché prima o poi arriva a tutti, non vi preoccupate, che sia l'influenza, il mal di testa, che sia questo, quello, quell'altro, e quando arriva e tu preghi e non guarisci, e allora viene il dubbio: cosa ho fatto? Non ho abbastanza fede, dovrei avere più fede, perché i predicatori dicono che se io credo, Gesù mi guarisce, e Gesù è lo stesso ieri, oggi e domani, e quindi se ha guarito ieri, guarisce anche oggi, e quindi io... Vedete la follia? Cosa succede? Succede che viene quella spaccatura nella tua relazione con Dio, che è esattamente quello che il diavolo vuol fare. Al diavolo non ne frega niente che tu sei malato, sano, prospero, no, niente. A lui basta riuscire a farti dubitare l'amore di Dio. Basta riuscire a farti dubitare l'amore di Dio. E come fa a farlo? Quando ti dice: vedi, Dio ti ha promesso che ti avrebbe guarito e invece non sei guarito, allora vedi che c'è qualcosa che non va. E siccome siamo solo in due, Dio e te, e Dio non ha mai torto, c'è qualcosa che non va con te. Quindi o hai peccato, o non hai abbastanza fede, o non hai qui, o non hai fatto qualcosa per la quale Dio non ti guarisce, oppure magari Dio è un bugiardo, e questo si montano tutte queste cose. Quindi a un certo punto una persona dice: sai una cosa, non credo più a niente. Quanti io ho pregato per mia mamma, che aveva di qua, aveva il cancro, aveva di qui, di là, pregata, è morta lo stesso, e da quel momento lì ho lasciato perdere tutto. Ma ti credo che hai lasciato perdere tutto, perché se i predicatori ti agganciano l'amore di Dio con il fatto che tu sei, che mamma è guarita o no, e mamma muore, è chiaro che ti crolla tutto. Ed è per quello che io lotto per dirvi che i miracoli sono miracoli e non succedono normalmente, perché sono proprio miracoli.
non sono alla portata di tutti, non sono la famosa macchinetta che metti i 5 euro di fede, tiri la maniglia ed esce fuori il jackpot della tua guarigione. Ma facitemi un piacere, queste sono bagianate, scemate che hanno infarinato il cervello di milioni di cristiani da decenni a questa parte. Dio guarisce, ma ci puoi contare che guarisce, ma senz'altro che guarisce. Io sono qui perché sono guarito, perché Dio mi ha guarito, perché Dio mi ha impedito che pigliassi il Covid, perché Dio ha impedito che andassi a finire sotto un camion, perché Dio ha impedito che il battero che mi stava passando sotto il naso, il virus non mi entrasse nella narice, che il pazzo che andava in giro con la pistola non mi ha sparato. Ecco perché... Ma non viviamo, non siamo ancora in paradiso, quindi rilassatevi. Che gusto ci sarebbe andare in paradiso se quando qui sulla terra sei prospero, sei guarito, non ti succede mai niente, non, è là dove non ci saranno le lacrime, il dolore, la malattia, eccetera. Non qui, qui stai tranquillo, amore mio, che tutti quelli che predicano la guarigione prima o poi muoiono. E allora? Devono morire tutti di incidente? Eh no! Dai ragazzi, non, e ripeto, Dio guarisce, ma senz'altro che guarisce. Dio vuole guarire, ma senz'altro, è la sua volontà che tu stia bene, ma senz'altro che, indubbiamente, senza il minimo dubbio. Ma vieni a spiegare perché. A me è piaciuto tantissimo l'uomo pinguino, sapete, quello senza gambe, senza gambe, senza braccia, quella meravigliosa Nick Vujicic, quella meravigliosa persona incredibile. Sapete cosa ha detto? Ha detto una cosa meravigliosa, ha detto: io gli ho chiesto a Dio di guarirmi, lui non mi ha guarito, va bene così. Poi ragazzi, no, non so, è difficile, non mi sembra difficile, no? Perché altrimenti il tuo amore è legato a quello che Dio può fare per te. E che bell'amore che è! E che bell'amore che è! Ok, andiamo avanti. Quindi grazie per il vostro aiuto, grazie. Non so chi l'ha mandata, avete già mandato 800 stelline, che Dio vi benedica, grazie. Quindi grazie per tutto il vostro aiuto. Ok, per stasera, quinta puntata. Grazie Marina. Ho ragione, sì. Quante persone che lasciano la comunità, lasciano la chiesa perché gli è stato detto che Dio lo guarisce, poi ti arriva la malattia, non ti guarisce, allora tu non abbandoni la chiesa, abbandoni Dio, che non lo potrai mai abbandonare, perché lui non ti abbandonerà mai, mai. Tu lo puoi rinnegare, tu lo puoi bestemmiare, tu puoi fare quello che vuoi. Oggi uno mi ha detto: ma allora, perché tu sei di qui, di là, di su e di giù, perché dici che se allora uno nega Gesù, allora rimane salvato, una volta salvato per sempre salvato. Dico: sì, amore mio, se sei salvato, tu neghi Gesù, rimani salvato, perché figlio sei e figlio resti. Guarda quello che è successo a Pietro, non lo so, peggio di così. Conosci quest'uomo? No, io non lo conosco. Ma sì che lo conosci? No, non lo conosco. No, ma tu sei uno dei loro? No, blip blip blip, no, non lo conosco. Alla faccia del traditore, vabbè, andiamo avanti. Quindi, ok, quinta puntata del segreto della corda rossa, la tunica inzuppata di sangue. Pronti? Sedetevi, allacciatevi le cinture di sicurezza, perché stasera sono rivelazioni a raffica. Matteo 27:35. Parte a questo, voi sapete che tutta questa serie è basata sul tutto questo avvenne perché si adempisse quello che aveva detto il profeta. Sono tutte frasi che trovate nel Nuovo Testamento che si riferiscono a qualcosa detto nel Vecchio Testamento, che si unisce, che attacca, aggancia il vecchio al nuovo, e quindi ti assicura che quello che Dio dice lo mantiene. Ok, allora vediamo. Dopo averlo crocifisso, si spartirono le sue vesti. Questo è Matteo 27:35. Scusate un attimo, qui non riesco a... Sto computer stasera mi... Dopo averlo crocifisso, si spartirono le sue vesti,
tirando a sorte, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta. Affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta. Hanno diviso tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno tirato a sorte. Oh, il profeta menzionato da Matteo non è altro che il re Davide, che ha scritto profeticamente il Salmo 22. E leggiamo versetto 1 dal 6 all'8 e dal 14 al 18. Perché? Perché il Salmo 22 è meraviglioso, con Isaia 53 sono i due passaggi incredibilmente profetici che parlano del Calvario. Vediamo tutto il Salmo, ma questi versetti, ok. Versetto 1, Salmo 22, versetto 1, questo è Davide che dice: al maestro del coro sul motivo lacerba dell'aurora, salmo di Davide. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ta-da! Ila, ila, lama sabachthani. Le stesse parole dette da Gesù sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi, dando ascolto alle parole del mio gemito? Riconnettarsi, ok, 6-8. E Davide dice: ma io sono un verme. Selah, pausa importante. Parola importantissima. Verme. È la parola tolà. E guardate la magnificenza della corda rossa. State a sentire. Quando questo verme di cui parla Davide è un verme che si chiama Coccus illicis o Kermes vermilio. Scusate, mi fermo perché non sto cercando di riconnettermi. Non so se mi vedete o no, speriamo. Quindi quando la femmina di questa specie, di questo verme scarlatto, era pronta a dare alla luce i suoi piccoli, le sue larve, ragazzi, attaccava il suo corpo al tronco di un albero, fissandosi così, perdeva le gambe e le braccia, e si fissava così saldamente e permanentemente al legno, a questo tronco d'albero, che non si sarebbe mai più staccata. Le uova depositate sotto il suo corpo erano così protette e come una cupola contro il legno, contro il tronco dell'albero, con queste uova di sotto, e lei rimane così attaccata, si attacca al legno così fortemente che rimane attaccata finché non muore, e le uova che porta di sotto sono così protette fino a quando le larve non si schiudono e sono in grado di incominciare a vivere per conto loro. Quando la madre, quando questo Kermes vermilio, questo verme scarlatto, questo tipo di coccinella muore, secerne un liquido rosso scarlatto. Questo fluido macchia il suo corpo e il legno circostante. Dai resti di tali vermi venivano estratti i coloranti scarlatti commerciali usati nell'antichità. Li graffiavano dal legno e toglievano lo scarlatto nel legno, e il corpo, che era pieno zeppo di questo intenso colorante scarlatto rosso, e con quello lo facevano asciugare, poi lo polverizzavano, mischiavano con dei liquidi e ci facevano i coloranti, ok? Con i quali appunto coloravano le vesti e gli indumenti, eccetera, eccetera, di rosso. Che immagine, questo profeticamente Davide dice: io sono un verme, sono questa tolà, sta parlando del lama sabachthani, perché mi ha abbandonato, sta parlando della croce, sta parlando di Calvario, e sta dicendo che io sono quella tolà,
sono quel verme che si attacca al legno e protegge i suoi figli finché i figli possono vivere da sé. Che immagine meravigliosa che dà questo verme di Cristo, che muore sul legno versando il suo sangue prezioso per poter condurre molti figli alla gloria, come dice Ebrei 2:10. In effetti la prima lettera della parola Tolach, che è questo, il nome di questo verme, ed è un verme, lo chiamano verme perché perde le braccia e le gambe, come Gesù che ha perso le braccia e le gambe, attaccato al legno di questo tronco, perde, ma non è un verme, è una specie di coccinella che si attacca, si abbraccia questo legno e muore lì, proteggendo con la sua vita, proteggendo i suoi figli. Ragazzi, se questa non è un'immagine di Gesù, incredibile, meravigliosa. La prima lettera della parola Tola, che è il nome di questa coccinella, è Tav. E Tav è rappresentata nell'antica lingua ebraica con quale segno? Due bastoncini incrociati, la croce. Egli è morto per noi affinché noi potessimo vivere attraverso di lui. Profeticamente Davide mette la... Non vi siete mai chiesti perché dice: ma io sono un verme? Non è un verme, sta dicendo: io sono quella tolà che rappresenta profeticamente quello che Gesù farà sul legno, sulla croce. Ecco, vabbè, comunque va avanti, dice: ma io sono un verme, non un uomo, il vituperio dell'uomo disprezzato dal popolo. Un'altra frase profetica: tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, allungano il labbro e scuotono il capo dicendo: egli si è affidato all'Eterno, lo liberi dunque, lo soccorra perché lo gradisce. E anche questo è quello che è stato detto a Gesù dalla croce: se tu scendi perché l'Eterno, eccetera, e lo deridevano, eccetera. 14. Sono versato come acqua e tutte le mie ossa sono slogate. Attenzione, qui basterebbe una parola per mandare all'aria tutta la mia serie della corda rossa, del segreto della corda rossa. Perché dico questo? Perché se Davide avesse detto: tutte le mie ossa sono rotte, tutte le mie ossa sono rotte, non si sarebbe potuto identificare con l'agnello di Dio, l'agnello pasquale, l'agnello di Dio che è morto come sacrificio della Pasqua per noi. Perché? Perché quando Dio dà l'istruzione a Mosè, gli dice che nessuna delle ossa dell'agnello dovevano essere rotte. Ed ecco, guardate la meraviglia della Bibbia, la meraviglia di questo lavoro enorme, è una parola che non riesce a coprire la grandezza di quello che Dio ha fatto con le parole in questo libro, meraviglioso. Dio ha messo insieme questa parola: tutte le mie ossa sono slogate, non rotte, slogate. Il mio cuore è come cera che si scioglie in mezzo alle mie viscere, il mio vigore si è inaridito come un coccio d'argilla e la mia lingua è attaccata al mio palato. Ho sete, Gesù disse dalla croce. Il suo cuore si è sciolto come l'acqua. Quando l'hanno trafitto con la lancia è uscito sangue ed acqua. Ragazzi, incredibile profezia questo. Continua, dice: tu mi hai posto nella polvere della morte. 16. Poiché cani mi hanno circondato, cani ricordatevi, cani, Caleb, sì, è il nome di Caleb, Joshua è Caleb nella mentalità ebraica rappresenta il pagano, rappresenta l'essere umano, rappresenta l'umanità, mentre Giosuè, vi ricordate, Giosuè e Caleb sono stati gli unici due che sono entrati nella terra promessa, perché Giosuè, che il suo nome in ebraico vuol dire praticamente è Gesù, no? Gesù è Giosuè, Yeshua vuol dire
il Signore è la salvezza. Quindi Giosuè rappresenta la divinità, Caleb rappresenta l'umanità. Quindi chi entra nella terra promessa? Giosuè e Caleb, la divinità e l'umanità. Questo rappresenta Gesù Cristo, 100% Dio, 100% uomo, e rappresenta ognuno di noi. Ma andiamo avanti, e dice: i cani, appunto, i cani rappresentano tutti i miscredenti, tutti i pagani che lo circondavano alla croce. Uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Ma quando è che hanno forato le mani e i piedi a Davide? È meraviglioso, ragazzi, questa corda rossa che attacca il Vecchio Testamento, le profezie del Vecchio Testamento a quello che succede nel Nuovo. Meraviglioso, mi hanno forato le mani e i piedi, posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano. E qui viene questa la frase che stiamo seguendo stasera, e dice: spartiscono fra loro le mie vesti. E attenzione, la parola qui è la parola beged, beged vuol dire qualcosa che metti addosso, di sopra, ok? Attenzione, che metti di sopra, e tirano a sorte la mia tunica. La parola qui è levush, che vuol dire vesti intime, è come una lunga canottiera che gli ebrei si mettevano addosso, come una veste, una tunica di sotto, vesti intime, a tal punto che è anche tradotto moglie, per dirvi di come intima è quella veste, è anche tradotto moglie. Quindi tenete a mente questo: beched, vestiti portati di sopra, levush, vesti intime portate di sotto. Ok, adesso leggiamo la stessa storia, ma dal Vangelo di Giovanni, che è un po' più descrittiva. Ok, Giovanni 19, da 23 a 27. Leggo dalla Bibbia della Gioia. Dice: quando i soldati ebbero crocifisso Gesù, divisero i suoi abiti in quattro parti. Quindi i soldati ai piedi della croce, Gesù sulla croce, forati le mani, yad, la parola yad che è di solito tradotta mano, parte di qui e va fino al gomito. Quindi lo yad è qui, e Gesù hanno forato i polsi, non le mani come si vede di solito. Qui non, il peso del corpo avrebbe strappato il corpo dal chiodo, avrebbe strappato tra le dita, ma qui mi sembra che si chiama pericardio, non so come si chiama, perdonatemi, ma ci sono due ossa che si uniscono, per cui il chiodo qui era come agganciare, non ti potevi staccare, e il chiodo era qui nel, che poi fra l'altro qui c'è un nervo che è dolorosissimo quando lo colpisci, vabbè, comunque. Quindi Gesù sulla croce, i soldati di sotto che si giocano ad ali la sua tunica. Quindi si dividono gli abiti, attenzione, vi ho detto, gli abiti di sopra e la tunica di sotto, si dividono gli abiti in quattro parti, una per ciascuno, ok? Quindi quella non se li giocano, se li dividono. A te il mantello, a te la sciarpa, a te il turbante, a te la cinta, ok? Si dividono gli abiti di sopra in quattro parti. Poi presero anche la tunica, ma siccome era senza cuciture, non esistono cuciture, vabbè, andiamo avanti, tessuta tutta di un pezzo, dissero: non dividiamola, ma giochiamocela a dadi. Così si avverava la scrittura che diceva: divisero fra loro i miei vestiti e tirarono a sorte la mia tunica. Abbiamo appena letto in Salmo 22, e così fecero. Ok, facciamo un paio di considerazioni prima di arrivare al succo di questa profezia. Ok, vi siete mai chiesti chi ha vinto ai dadi la tunica di Cristo? Io sono una persona strana, se la Bibbia dice se la sono giocata a dadi, io mi chiedo: ma chi l'ha vinta? Questa è puramente una mia supposizione,
ma sono convinto che sia la verità. Ma un attimino, il Beched ebraico che vi ho detto, gli abiti di sopra, sono emation in greco, e sono vestiti visibili portati dal di fuori, abiti portati all'esterno, sopra, quindi una giacca, una camicia, un maglioncino, i pantaloni, il cappotto, cose che portano la tunica invece, che è una parola completamente diversa, era portata di sotto, a pelle, intima, appunto tradotta anche certe volte con moglie, perché è una cosa intima, una cosa attaccata sulla pelle. Quindi ematyon, Beched ebraico, sono i vestiti visibili portati fuori, abiti portati all'esterno, sopra, quelli che tutti vedono. Quelli sono stati divisi tra i quattro soldati. Oh, quattro è il numero che rappresenta la totalità, il mondo, i quattro angoli della terra, i quattro venti, i quattro punti cardinali. Il Gesù esteriore è stato diviso da tutti ed è portato da tutti. Ci sono migliaia di pezzi di denominazioni cristiane. La grazia è per tutti, il perdono è totale, la redenzione è universale. Puoi vestirti di un Gesù che preferisci: pentecostale, cattolico, evangelico, luterano, battista, valdese, ortodosso, anglicano, perché tutto quello è ciò che vedranno, tutto quello che sarà visibile è il Gesù di fuori. Spero che mi stiate capendo, spero di spiegarmi bene. Ci sono tantissimi cristiani che portano addosso gli abiti di fuori, che sono quel Gesù che i soldati si sono divisi, gli abiti di sopra, gli abiti di fuori. Ma poi c'era la chiton, che è il levush ebraico, ne abbiamo parlato in Salmo 22, levush ebraico, chiton, che è biancheria intima, portata sotto, sulla pelle, un capo particolare che Gesù indossava e che era stato tessuto, probabilmente da sua madre, in un sol pezzo. Da cerca di riconnessarti, ok? La parola greca da cima è la parola anoten, dall'alto, stessa parola usata da Gesù con Nicodemo in Giovanni 3:3, quando gli dice devi nascere, tradotto di solito normalmente di nuovo, ma la parola è anoten, la stessa parola di questa tunica che è stata cucita dall'alto, dall'alto, questa cosa che è a pelle, sulla pelle di Gesù, e che immaginatevi com'era inzuppata di sangue, perché Gesù l'avevano frustato, l'avevano bastonato, l'avevano lacerato, e poi gli avevano rimesso i vestiti addosso, poi l'hanno strappati, li hanno tolti. La stessa parola usata da Gesù, questa tunica senza cuciture, dall'alto in basso, dall'alto, anoten, dall'alto, nascita dall'alto, quella non la vede nessuno. Quelli di fuori, gli abiti di fuori li vedono tutti. Cosa sei, un cristiano? Cosa sei? No, io sono cattolico, no, io sono pentecostale, no, io sono evangelico, no, io sono ortodosso, io sono, perché? Perché sono quelli che vedi di fuori, e non c'è nessun problema. Se hai creduto nel nome di Gesù, sei un cristiano e sei vestito in modi diversi, in migliaia di denominazioni diverse. Ma poi c'è la tunica, c'è quella cosa intima, quella cosa sulla pelle, quella cosa impregnata di sangue, quella cosa che viene dall'alto, che poteva essere indossata solo dall'alto, perché per potertela mettere addosso dovevi alzare le braccia e infilartela come un tubo, con le spalline, e ti restava attaccata sulla pelle. Quella non la vede nessuno, se non chi la indossa. E quella se la sono giocata. Le altre le hanno divisi in quattro: la totalità del mondo, la totalità della Chiesa, la totalità del cristianesimo si è divisa, tutti questi vestiti di fuori che rappresentano Gesù. Ma quella di dentro se la sono giocata. Oh, uno dei soldati l'ha vinta. E chi l'ha vinta? Come si chiamava questo misterioso vincitore? Io mi immagino che il suo nome
non poteva essere nient'altro che chiunque. Sì, perché solo chiunque ha fede in Gesù sarà salvato. La salvezza è personale. Non so se si chiamava Octavius Romanus Centurione Maximum Plebeum, no, ma so che profeticamente si chiamava chiunque, perché chi è che prende quella veste intera, senza cuciture, che scende dall'alto, che viene dall'alto e che ti metti... Stessa parola, scusate, nel Vangelo di Luca, quando dice aspettatemi a Gerusalemme che arrivi la promessa del Signore dall'alto. Stessa parola, anoten. Ed è una indicazione che viene da Dio. La divina corda rossa unisce il Salmo 22 con la descrizione di quell'incredibile insetto coccinella che racconta la storia del Calvario, con il soldato che ha vinto, per così dire, la tunica ancora inzuppata del sangue di Gesù. Che meraviglia! Oh, in un'altra occasione, perché non è finita, riallacciatevi la cintura di sicurezza, perché in un'altra occasione troviamo una parola simile. Non inizialmente, perché la parola kutonet, che viene tradotta con tunica, veste intima portata a pelle, stessa cosa del levush. Ma attenzione, dopo la storia della mela, del frutto, eccetera, eccetera, in Genesi 3:21, fatemi leggere, in Genesi 3:21, sentite cosa dice. 3:21, poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Attenzione, non è la stessa parola kutonet come levush, ma vestì è il verbo di levush ed è la resh. Quindi ha fatto questa tunica e li ha tunicati. Proprio come dice Davide nel Salmo 22, proprio come dice Matteo in 27, Giovanni in 19, tutti quanti che parlano di questa tunica che era attaccata zuppa di sangue. Cos'è questa tunica? Apocalisse 13:8, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso fino dalla fondazione del mondo. Fondazione Katabalè, la gettata, l'inizio, Katabalè, gettare, la gettata, quando si comincia qualcosa, costruzione, quindi perché la chiamano fondazione, dall'inizio del mondo, quando Dio ha iniziato il mondo, ha gettato il mondo, ha fatto la fondazione, quando è partito il mondo, prima della fondazione di quel mondo, di quel primo secondo che è scattato sull'orologio della terra, l'agnello di Dio è stato immolato. Cos'erano quelle pelli con le quali Dio ha fatto una tunica? Non erano altro che i velli dell'agnello di Dio immolato, che essendo l'agnello di Dio aveva abbastanza pelle per coprire tutti e due. E sapete una cosa? Era ancora coperto di sangue. Queste erano le pelli con le quali Dio ha vestito Adamo ed Eva. Pensateci bene. Chi è stato immolato prima che scoccasse il primo secondo sulla terra? L'agnello di Dio. Guardate la meravigliosa, l'amore, l'incredibile amore di Dio che vede la sua creatura libera di fare quello che vuole e che dà retta al serpente e che sbaglia e che lascia che il peccato entri dentro di sé e arriva la vergogna, arriva la paura, arriva allora Dio dice non posso lasciarlo qui nel giardino dove c'è l'eternità, dove non esiste il tempo, perché se mangia l'albero, il frutto dell'albero della vita, ricordatevi che Adamo era immortale, non era eterno, ha avuto un inizio, quindi non era eterno. Quindi non faceva parte di quella dimensione eterna, faceva. E invece cosa ha fatto? Dio lo prende e gli dice: è bloccato. Viva Africa, viva! E prende
lo prende e lo mette fuori dal giardino dell'Eden, coperti con queste pelli cariche di sangue, impregnate, zuppate di sangue, velli dell'agnello che è stato sacrificato. E cosa mette a guardia dell'entrata? Cherubini con una spada. Siamo in Africa, cosa devo fare? Con una spada. Cos'è la spada? La spada è la parola di Dio, il fuoco è lo spirito. Puoi rientrare in paradiso soltanto attraverso la parola infuocata dalle Genesi 3, 22, 24 dice: l'Eterno Dio disse, quello che vi ho appena detto, ecco l'uomo è divenuto come uno di noi, conosce bene il male, ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dall'albero della vita, perché mangiandone vivrà per sempre. Entrerà nella dimensione eterna. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Ecco, grazie. È dove la dimora di Dio, sempre a est. I cherubini, una spada fiammeggiante che si muoveva in ogni direzione per custodire la via all'albero della vita. Quindi cos'è che custodisce la via all'albero della vita? Una spada fiammeggiante, spada, parola, fuoco, spirito, spirito santo, spirito, parola e spirito, rivelazione. Puoi solo rientrare nel giardino dell'Eden attraverso la rivelazione. Ok, adesso un attimo. Quindi, queste erano le pelli ancora coperte di sangue con le quali Dio ha coperto il peccato dell'uomo, l'ombra di un altro agnello, l'immagine di un'altra tunica coperta di sangue. Ora guardate, fin dall'inizio di tutto, come Dio tratta il peccato diversamente dall'uomo. L'uomo usa cose naturali per coprirsi, no? Ok. Cosa usa? Usa riti, culti, pentimenti, lacrime, preghiere, un sacco di roba. Tutte cose artificiali. Cosa artificiali per coprirsi? Genesi 3,7 dice: allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi, così cucirono le foglie di fico e fecero delle cinture. Parola Chegor, che vuol dire praticamente grembiuli, strategicamente posizionati. Indovinate un attimino cos'è che coprivano. Effettivamente, sì, ok, andiamo avanti, per coprirsi. Dio invece no, Dio usa il sangue. Genesi 3,21, l'Eterno Dio fece ad Adamo e sua moglie delle tuniche di pelle, ancora cariche di sangue. La prima morte non è stata quella di Abele, la prima morte è stata quella dell'agnello di Dio. E chi l'ha ucciso? Dio. Profeticamente Genesi 22, Abramo che uccise Isacco. Profeticamente Calvario, Dio Padre che uccide Dio Figlio. Dio usa sangue. Non le cose artificiali, non il religionismo. Abbiamo visto che quelle pelli erano ancora inzuppate di sangue. Un essere innocente deve dare la sua vita per coprire il peccato. Non le foglie di fico. Avete mai preso in mano una foglia di fico? Fa venire il prurito. Lascio a voi immaginare, povero Adamo ed Eva, proprio come il religionismo, che cerca di prendere il posto del sangue. Non dico altro. Ancora oggi, ragazzi, ogni giorno lotto con questi qui che devono in qualche modo trovare la foglia di fico perché il sangue non è abbastanza. Un altro fatto interessante è che il soldato che ha vinto la tunica tirando a sorte. Nell'ebraico originale la traduzione è Naten Goral, in inglese cast the lots. Lanciare i dadi non è giocare a sorte, non è tirare a sorte, ma è proprio la traduzione, è proprio lanciare i dadi. E a quei tempi i dadi usati in Israele erano due pietre cilindriche, poi da lì si sono accorciati, sono diventati i dadi, ma erano due pietre cilindriche con quattro lati, di cui due erano marcati in un certo modo e gli altri due in modo diverso. Quando si lanciavano due segni uguali, la risposta era sì. Due segni diversi, la risposta era no. Ed erano appunto le famose pietre
sull'efodo del sommo sacerdote, per poter avere l'oracolo di Dio, la risposta di Dio, e si chiamavano Urim e Tumim. E il significato più accurato di queste parole, che è un po' vago, ma gli studiosi hanno detto che è luce e perfezione, o luce perfetta, e l'interpretazione più fedele sembra essere rivelazione. Ed ecco che torniamo alla rivelazione, per poter entrare nel giardino dell'Ene, per poter tornare nell'eternità dall'albero, sull'albero della vita. La tunica impregnata di sangue di Cristo, che ha vinto chiunque attraverso la rivelazione, gettando i dadi, e io e te che entriamo nella terra promessa attraverso la rivelazione dell'amore di Dio e della sua grazia. Mettendo tutto insieme in questo meraviglioso intreccio di significati, si arriva alla conclusione profetica che Gesù Cristo ha versato il suo sangue per il mondo, ma solo chi apre la porta alla sua rivelazione di agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo riceverà la nuova vita dall'alto, quella inzuppata del sangue dell'agnello di Dio che salva per tutta l'eternità chiunque invoca il suo nome. La redenzione è universale, eterna e disponibile a tutti. Ebrei 9, 11 e 12. Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione, un rullo di tamburi, eterna. E questa è Hemation, la redenzione universale, i vestiti che appartengono a tutti. Ma la salvezza individuale, irreversibile, eterna, Apocalisse 3, 20 e 21. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce, se qualcuno ode la mia voce e capisce alla rivelazione di chi sono e apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui e egli con me, e a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. E questa è la chiton, la levush, la tunica, la salvezza individuale, la tunica inzuppata del sangue dell'agnello, che appartiene a chiunque apre la porta del suo cuore al divino Messia. Alleluia, alleluia, alleluia. Spero di non avervi fatto saltare i circuiti, ma queste sono cose così meravigliose che si incastrano in maniera incredibile, se la parola incredibile è sbagliata, perché è credibilissimo, ma capite quello che voglio dire. È una cosa così meravigliosa che va al di là della conoscenza. È quello che Paolo dice ai Romani quando dice che voi possiate conoscere la lunghezza, l'altezza, la profondità, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Dio, che voi possiate conoscere tutte queste cose dell'amore di Dio che va al di là della conoscenza. Quindi gli dice che voi possiate conoscere un qualcosa che non potete conoscere. Come? Attraverso la rivelazione. Attraverso l'Urim e Tumim, la spada infuocata, la luce perfetta, attraverso questa che Pietro nella sua lettera chiama la stella del mattino che sorge. Noi abbiamo la rivelazione profetica, ma deve sorgere la stella del mattino. Che cos'è? È la rivelazione di quello che è stato detto da Gesù, che finché tu non arrivi al punto di dire sì, ci credo, Gesù il figlio dell'uomo ha dato la sua vita, ha dato il suo sangue, dammi quella tunica, fammela mettere addosso sulla mia pelle, la pelle di Gesù, il sangue di Cristo su di me, protetto, coperto, inzuppato del sangue di Gesù, senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati, il suo sangue mi protegge, mi copre, sono coperto dal sangue di Cristo, sono salvo per sempre, una volta per sempre, per tutta l'eternità. Sono rientrato nel giardino dell'Ene e ho mangiato il frutto dell'albero della vita.
Sì, Babbo Mario ha mangiato il frutto dell'albero della vita quella sera del 2 febbraio 1982, quando ho detto a Dio: non so se esisti, ma se esisti aiutami. E lui ha bussato alla porta del mio cuore e io gli ho aperto la porta. Cioè, ma quello non era una rivelazione? Sì che lo era. Era una rivelazione che io non conoscevo, non potevo avere, ma ho aperto la porta del mio cuore a Gesù. Gesù è entrato e non esce più. Niente, nessuno, mai, niente, assolutamente niente potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Non importa quello che dicono le persone, non importa quello che dicono i predicatori. Uno mi ha detto, dice: no, ma io sento delle predicazioni che dicono che la salvezza si può perdere. Senti le predicazioni sbagliate, vai a sentire altre predicazioni, stai a sentire Babbo Mario, stai a sentire Walter Biancalana, stai a sentire altri che parlano, che ti dicono la verità. Se qualcuno ti dice che puoi perdere la salvezza, ha torto. Voce del verbo tortare. Ok. Grazie, grazie, grazie. Un abbraccio a tutti da Babbo Mario. Ci sentiamo domenica sera. Ciao.